Salve care amiche e cari amici, dopo circa una settimana che non ci sentiamo, eccoci qua di nuovo per un nuovo video. Purtroppo non posso fare video con una certa regolarità come una volta, ma cerco di trattare temi di attualità e di interesse comune, e perlomeno temi che mi interessano a me, così poi che ci abbia senso fare dei video. Quindi 3, 2, 1, ciak, ciak, col tema del giorno o con i temi. Quelli di YouTube mi hanno sempre consigliato di fare dei tagli, quindi ciak, faccio dei tagli. Oggi un caldo che si muore. Infatti, sotto suggerimento di amici di Facebook e anche di YouTube, dimetto i panni del Capitan Saint-Chan per conservare soltanto il cappellino, perché io, per apparire veramente un capitano, mi mettevo anche il soprabito, però fa caldo. Infatti, è uno dei temi del giorno. Il caldo che c'è, che siamo arrivati al punto di avere siccità. Le riserve d'acqua si stanno evaporando, il lago di Bracciano si sta prosciugando, il lago di Nemi credo anche, le concentrazioni di metalli pesanti e di sostanze tossiche aumentano, perché diminuisce l'acqua e quindi le sostanze tossiche, anche prodotte dalle alghe, dalla mucillagine, aumentano, quindi rendono imbevibile l'acqua e addirittura inadatta ad usarla nei campi. Ci ritroveremo con un'acqua razionalizzata, cioè ridotta, a dover fare dei tagli di somministrazione dell'acqua mai successo prima d'ora. E la cosa più bella è che, come al solito, i nostri politici italiani fanno il rimpallo delle responsabilità. È stata colpa sua, non sua, non hanno fatto i lavori. Il bello è che nel comune di Roma nessun sindaco ha controllato che l'ACEA facesse quello che gli corrispondeva, cioè curare gli invalsi, curare i giacimenti d'acqua, curare le tubature, perché vicino dove vivo io c'è stata una perdita in un isolato. Hanno rotto la strada, corretto quei tubi che avevano più di 50 anni, che erano tutti ossidati. In pratica, una volta che hanno rotto l'asfalto, si sbriciolavano i tubi. Hanno cambiato 50 metri di tubature. Beh, dopo che se ne sono andati, 4-5 isolati di distanza, e l'acqua fuoriusciva dalla strada. Quindi aggiusti qua e di lì o di là o di giù o di su ti salta di nuovo l'acqua. Perché? Perché tu aggiusti dove perdeva l'acqua. Quindi metti dei tubi nuovi, dei tubi che reggono la pressione. Succede che un po' più in qua o un po' più là i tubi non scoppiavano perché erano scoppiati qua. Era scoppiato qua il tubo. Ma se non scoppia qua, scoppia prima o dopo dove è più fragile. E quindi ci ritroveremo sempre nella stessa situazione, che se non si fanno dei lavori nella loro interezza, sempre scoppieranno i tubi un po' di qua, un po' di là. Olivo lì, olivo là, olivo sa là, no? Come si diceva una volta nelle pubblicità degli anni 80. Ebbene, ecco, questa è la nostra tragedia. Io mi ricordo come da più di 15 anni si dicesse che gli acquedotti erano un colabrodo nella Sicilia. Adesso è finita la prima repubblica con il pentapartito,
è arrivato Mani Pulite e Tangentopoli, è arrivata la Seconda Repubblica, non si sono riusciti a fare due partiti egemonici e siamo caduti in un bipolarismo delirante. Poi è arrivato il Movimento 5 Stelle che ha messo sotto scompiglio le forze tradizionali, ma negli ultimi 30-40 anni in Sicilia non è cambiato nulla. Non solo, ma il modello siciliano di cura dell'ambiente e degli acquedotti e delle riserve idriche si è esportato a tutta la penisola e a tutta la Repubblica Italiana. Adesso vogliono farci credere che la colpa della mancanza di acqua sia della giunta Raggi, del governo capitolino di Raggi, di Virginia Raggi, che tutti i dissesti idrici ed anche della manutenzione della città, tombini tappati di terra, perdite nell'erogazione dell'acqua, abbiamo il sistema idrico che è un colabrodo, e tutto quanto sia colpa di una cattiva amministrazione capitolina. Dove stava Rutelli quando c'erano gli stessi problemi? Dove stava Marino quando c'erano gli stessi problemi? Dove stava Alemanno quando c'erano gli stessi problemi? Dove stavano tutti gli altri? Non si sa, però adesso saltano che sono capaci a fare una critica per nulla costruttiva. Ecco, io mi chiedo, possibile che gli avvoltoi della politica, non importa a quale partito appartengano, sono solo capaci a saltare fuori quando stanno in opposizione? Per criticare chi sta governando e dire, insinuare che non è capace di governare perché ci sono dei problemi, ma lui quei problemi li ha risolti o lei quando stavano al governo? Certo, non sempre la Raggi e i pentastellati governano con efficienza ed efficacia. Poi per giunta alle sparate sui vaccini e su altre cose si unisce il cattivo gusto giullaresco e comico di Beppe Grillo e c'è molto da criticare, però bisogna dire che le malefatte dei politici precedenti hanno portato alla ribalta il Movimento 5 Stelle e che prima di criticare i sindaci e gli assessori del Movimento 5 Stelle dovrebbero vedere loro stessi quello che hanno fatto e perché ci troviamo nell'attuale situazione di non avere un'efficiente, efficace e razionalizzata distribuzione dell'acqua. Perché, vabbè, ci troviamo in sequia, non ha piovuto d'inverno, non ha piovuto negli ultimi anni quello che doveva piovere, l'acqua dai laghi evapora. Però non è possibile che il sistema di distribuzione dell'acqua perda un 48% del liquido prima che arrivi a destinazione. Questo è più di quello che fa perdere la sequia, la mancanza di pioggia, neve e l'evaporazione determinata dal caldo. O no? Poi tutti i politici in Italia, non importa che colore politico o orientamento, sempre che siano delle cose che hanno valore, sembra che riscoprono i problemi quando sono di stagione. Quando è il periodo dei nubifragi, delle inondazioni, delle valanghe, delle slavine, degli smottamenti di terra, riscoprono che i loro predecessori non hanno fatto nulla per evitare simili sciagure, anche se i loro predecessori erano dello stesso partito. Quando improvvisamente viene un terremoto
Oh, che sorpresa! È arrivato il terremoto. Non eravamo preparati. Per anni, per decenni, abbiamo speso una fortuna in mettere in sicurezza il territorio e le costruzioni. Poi si è scoperto che quello che si è fatto lo si è fatto male e addirittura fraudolentamente. E molti amministratori locali erano dei partiti, dei politici che poi si sorprendono quando viene un altro terremoto e butta giù quello che doveva essere a norma di legge contro le onde sismiche. Quindi tutti fanno gli ignori. Ma com'è possibile che sia successo? Ma come nel 70 abbiamo erorato una legge? Sì, la legge c'era, infatti non è stata rispettata. Non si può dire che i costruttori, gli architetti, gli ingegneri e molte volte in conflitto di interesse perché parenti, gli ispettori comunali non sapessero che qualcosa andava male, perché erano state erorate leggi e direttive per una costruzione sicura degli immobili. Nessuno ci ha fatto caso e ci hanno mangiato sopra. E adesso, ogni volta che c'è un terremoto, un nubifragio, un diluvio, un annegamento, saltano fuori a dire: che strano, ma come? Ma come è successo che avevamo preso dei provvedimenti? Ma i provvedimenti sono stati, primo, fare delle leggine teoriche e firmarle e poi firmare catasti e catasti di condoni edilizi che quelle norme precisamente le violavano. Quante costruzioni le hanno fatte nei greti dei fiumi, nelle rive dei fiumi? E con altro po' ci facevano delle palafitte nel letto del fiume, facevano prima, ma noi non potevamo immaginare che una tale cosa potesse succedere. Abbiamo dei politici ipocriti perché a ragione ci credono cretini. Poi tutti quelli che vanno a costruire nelle zone dove non si può costruire, sanno che ci sono delle persone pronte a comprare la casa. Quindi, come dire, non è solo colpa di chi le costruisce le case, è anche colpa di chi le compra. Con questo dell'abitabilità che esiste solo in Italia, che te la danno dopo decenni, se te la danno, invece in Germania al momento della costruzione già c'è l'abitabilità, perché in Germania se non ti danno l'abitabilità è perché l'immobile lo devi buttare giù, lo devi abbattere. In Italia invece fai un immobile senza abitabilità e poi prima o dopo passi col condono edilizio. Allora, riepilogando questa calda estate, ci abbiamo piromani e costruttori abusivi che bruciano tutto il territorio, anche perché sappiamo che si sono rimboschite molte zone della nostra penisola e delle nostre isole, e poi a un certo punto si è iniziato a licenziare tutto il personale della protezione boschiva. Questi, per riavere il loro lavoro, a volte bruciano i boschi. Quindi o sono delle persone distratte che buttano il mozzicone di sigaretta, che fanno il barbecue in mezzo al bosco, oppure è che ci abbiamo tanta incuria che non puliscono la pineta degli aghi, delle foglie secche, degli alberi morti, dei rami, oppure sono impiegati che per rabbia hanno bruciato il bosco perché li hanno licenziati. Non serve tanto personale organico controllare e dare la manutenzione ai boschi. Oppure sono dei palazzinari che vogliono costruire. Però tutto questo viene in un anno nel quale c'è poca acqua disponibile,
Negli ultimi anni ha piovuto poco, quest'inverno quasi nulla. Abbiamo le riserve d'acqua al minimo storico negli ultimi 250-300 anni. C'è chi dice 2000 anni, non lo so. Quindi questi incendi vengono a fagiolo perché arriveremo ad avere scarsezza d'acqua per bere, per l'irrigazione nei campi, figuriamoci per spegnere incendi. Quindi se continua così, questi piromani, questa gente scostumata, non si sa per quale ragione brucino le pinete, riusciranno a bruciare tutto il paese, perché poi magari inizieranno a picciare fuoco anche nelle costruzioni, nelle case. Poi abbiamo una recrudescenza di migranti illegali, che bisognerebbe aiutarli al paese loro, perché ormai stanno venendo in troppi. Se ne è accorta anche la Merkel anni fa, ma non ci possono fare nulla, perché tutte queste persone poi vanno a alimentare la manodopera clandestina, li prendono in nero precariamente, li fanno lavorare schiavisticamente, non hanno diritti, li torturano già nei battelli prima di buttarli al mare che le prendono le ONG. C'è tutto questo casino. Adesso questi migranti illegali, come facciamo ad assisterli? Che manca acqua per noi? Stanno nello sporco, stanno senza bere, che fanno? È tutto un casino, tutta una sommatoria di cose che dovevano, venire a capitare quest'estate. Quindi è una cosa mostruosa, veramente. È tutto un sinergismo causa effetto che è veramente karmico per chi ci crede. Comunque si vede l'incapacità di gestire le crisi da parte dei nostri dirigenti politici, forse anche da parte dei pentastellati, che comunque hanno più dignità perché governano da meno tempo. E veramente io non so come gli altri abbiano la faccia tosta di recriminare tutti i problemi che ci sono adesso ai pentastellati, quando per arrivare a avere un sistema di irrigazione con l'abbrodo dell'acqua, già si parlava negli anni 70 e 80 che il sistema di distribuzione dell'acqua in Sicilia era un colabrodo, hanno contribuito soprattutto loro, i vecchi partiti del pentapartito e poi della Seconda Repubblica. Che la terza non so quando è iniziata, se è che è iniziata. Beh, non mi voglio più ripetere. Ho detto quello che dovevo dire sulla siccità, sugli incendi, sull'incuria e sull'immigrazione. Qui il vostro capitano Santen Chan, che in un giorno a Fosso vi lascia. E ci ritroveremo per un altro video, magari la settimana che viene, magari a breve, non lo so. Però passo e chiudo perché se no il video viene troppo pesante e già lo voglio pubblicare questo pomeriggio, ecco, o questa sera. Forse lo adesso gli do edizione, forse lo carico questa sera. Adesso poi vado a riposare. Adesso devo pranzare. E lo caricherò di sicuro questa sera. Perché il tempo che gli do all'edizione con un computer di due nuclei ci mette un'oretta, un'oretta e mezza. Poi mi sveglio dalla pennichella e vedo se editarlo, se pubblicarlo subito o magari più là. Tanto non è che avrà 100.000 visioni subito. Per quelli che mi seguono in Facebook e in YouTube, sarà questione di vederlo o questa sera tardi. O domani mattina, non è che vi cambierà molto la vita. Allora, saluti di nuovo dal vostro Capitan Santen Chan. Grazie di seguirmi, di aumentare gli iscritti. Mi raccomando, condividete i miei video, commentateli, dategli like, aiutatemi. Sono disoccupato, voglio che YouTube mi mantenga. Non vi chiedo denaro,
Ti chiedo soltanto di fare aumentare i followers, le visioni dei video e i like. In questo modo magari avrò un soldo al mese per poter pagare tutte le mie spese. Bravi. Ciao. E poi avevo anche intenzione di fare delle canzoni per SoundCloud, che ho due canali, due, visto che il limite massimo è di circa 2 ore di registrazione gratuite. Io non posso permettermi l'abbonamento perché sono disoccupato. Invece in Spreaker hai 10 ore, solo che hanno ridotto il tempo di ogni registrazione a 15 minuti. Prima registravo programmi di un'ora o di mezz'ora, adesso di 15 minuti. Quindi al più presto farò qualcosa per SoundCloud e per Spreaker, soprattutto delle canzoni per Spreaker. Quindi non vi perdete. Vi farò sapere nei social forum come Facebook quando farò una canzone per SoundCloud. Arrivederci e alla prossima. A presto. Ciao.